ci troviamo qui col nostro vescovo che è presente a questa bellissima iniziativa, devo dire apprezzabile, anche perché diciamo tutti i centri parrocchiali sono molto vicini alla gente, con coinvolgimento pure della popolazione. Come è nata questa iniziativa? Beh, c'è stata fatta una proposta alla quale sinceramente non avremmo mai pensato, ma l'abbiamo presa in seria considerazione un po' per l'esperienza. Possono capitare situazioni incresciose, gravi, urgenti, un po' per le motivazioni che ci sono state date. Perché non allertare le nostre comunità parrocchiali e metterle in condizione di offrire un primo, a volte fondamentale soccorso? Ci siamo interrogati e ci siamo ritrovati un po' proprio nella nostra modalità comune e specifica. Si annuncia il Vangelo così, stando accanto alle persone, essendo vicini in ogni situazione, anche quelle più difficili. Certo, certamente, dinanzi al momento della precarietà c'è bisogno di un intervento immediato. Anche così testimoniamo la nostra fede. Dinanzi a questo dono così grande, ma anche delicato, precario, che il Signore ci ha fatto, è necessario la massima cura e delicatezza. È un gesto di amore grande che viene da Dio e annuncia la sua vicinanza a ogni persona. Ringrazio. Un piccolo breve, diciamo, una breve riflessione su questo inizio del suo, non so come chiamarlo, mandato, non so, il nuovo vescovo, un territorio molto importante anche a livello internazionale, ma anche difficile con tutte le sue problematiche. Ecco, è venuto a mancare un grande prete, Don Domenico a Moiano, ci sono delle problematiche nelle parrocchie, diciamo i lati positivi e magari non so, negativi, se ci sono, o comunque le problematiche che le ritiene di voler esporci, come Positiva News. Grazie. La storia di una comunità, una storia ricca, una storia variegata e complessa, dove è possibile fare tante esperienze in ogni comunità parrocchiale, in ogni centro, con sacerdoti e laici che hanno cercato e cercano quotidianamente di tradurre il Vangelo in gesti concreti. Io, come vescovo di questa chiesa, sono l'ultimo arrivato. In questi primi mesi sto imparando a conoscerla, certo con le sue problematiche, a volte anche gravi, urgenti, che chiamano in causa tutti e nessuno può tirarsi indietro. Penso al problema grande del lavoro, penso alle scelte necessarie, urgenti da farsi per quanto riguarda anche le politiche sociali, penso al problema del turismo, alle nostre città che hanno bisogno anche di svolte coraggiose riguardanti il loro futuro. In tutto questo sto imparando a conoscere, stando vicino a ogni persona, a ogni comunità, ascoltando, incontrando e individuando quei segni piccoli a volte, ma concreti e forti, di speranza con i quali possiamo dare il nostro contributo. Certo, l'entusiasmo non manca, la buona volontà, la disponibilità a collaborare, da parte mia l'impegno a guidare una comunità che è veramente straordinaria, per i doni che ha ricevuto e per il coraggio che mette in ogni sua scelta. Piano di Sorrento, progetto PAD per la lotta alla morte improvvisa, arriva in chiesa. Un progetto che sta riscuotendo sempre più consensi in penisola sorrentina, quello sull'uso dei defibrillatori, voluto fortemente dal cardiologo dottor Vincenzo Iaccarino. Sentiamo un po' quali sono state le sue parole e anche quelle del sindaco di Piano di Sorrento. Ci troviamo qui a questa iniziativa interessantissima che coinvolge i centri parrocchiali per una cosa che parte da Piano di Sorrento. Ecco, Piano di Sorrento in questa situazione che riguarda la prevenzione per cardiologica è una realtà che sta facendo un progetto pilota. Abbiamo qui il sindaco Giovanni Ruggiero e il vice sindaco Vincenzo Iaccarino. Sindaco, cosa ci dice di questa iniziativa e soprattutto del fatto che Piano di Sorrento in questa iniziativa è diventato un po' un progetto pilota, cioè in positivo? Certo, guarda, due cose molto semplici. La prima l'hai appena accennato tu, facciamo da traino anche grazie alla verve del vice sindaco, il dottor Vincenzo Iaccarino, da traino nel mettere insieme sinergie, competenze, perché si parli sempre di più di situazioni, attività di prevenzione, perché è necessario creare una cultura, oltre che eventualmente una competenza, sulla salvaguardia della salute. Poi l'altro, credo, aspetto fondamentale è il luogo scelto, no?
l'aspetto logistico. Centro parrocchiale significa dove qui, ecco, trascorrono giovani il loro tempo. Mettere insieme non solo quelli del centro parrocchiale, ma più realtà qui dentro, significa stare al centro delle azioni della vita dei nostri giovani. Allora, sentiamo Vincenzo Iaccarino, è stato un po', lo possiamo dire noi questo, che abbiamo seguito tutte le vicende, è stato un po' il promotore di tutte queste iniziative, ha avuto con grande testardaggine e caparbietà seguito questi progetti. Ci illustri in breve il progetto che sta portando avanti, questa educazione, ecco, questo progetto PAD e i passi che sono stati fatti, questo è uno dei tanti passi, giusto? Sì, in effetti questo progetto PAD, Public Access Defibrillation, si pone come obiettivo quello di poter far sì che l'anello fondamentale nella catena della sopravvivenza nei pazienti, nei soggetti colti da arresto cardiaco, sia proprio la persona comune, il laico, che si trova in quel momento sul posto. Perché è importante questo? Perché in caso di arresto cardiaco è importante intervenire nei primi 10 minuti. I tempi purtroppo di arrivo dell'ambulanza in caso di chiamata al 118, che comunque va sempre fatta, è il primo passo nel corso di BLSD, cioè la chiamata al 118, nell'attesa dell'ambulanza è importante poter e saper fare qualcosa. E per questo stiamo portando avanti questo progetto, nella catena proprio della sopravvivenza, per poter permettere a tutti sul nostro territorio, il territorio della penisola di Sorrentino, di poter intervenire in tempo. È importante che possiamo formare delle persone abilitate a poter utilizzare questo strumento importante che è il defibrillatore, e soprattutto delle persone che sappiano fare le manovre di primo soccorso. Quindi abbiamo coinvolto gli insegnanti in questo caso e gli operatori dei centri parrocchiali. Sì, abbiamo sì, con le farmacie, con gli alberghi, con... Ma sicuramente in Italia. Io devo ringraziare il presidente del GIEC, professor Maurizio Santomapre, i suoi istruttori, tutto il gruppo di cui faccio parte e soprattutto la sinergia di azione. Quindi in questo caso ringrazio il Vescovo per la sua sensibilità e tutti i sacerdoti che mi hanno supportato, perché da soli non si va da nessuna parte. C'è una sinergia, se come diceva già il sindaco, ci crediamo tutti, cerchiamo di dare ognuno fa la sua parte, ed è bello questa atmosfera che si è creata oggi con quei ragazzi, con i giovani dei centri parrocchiali, perché noi diamo un messaggio importante. Sì, lo facciamo perché vogliamo cercare di aiutare gli altri, però è un messaggio sull'importanza della vita. Quindi penso che i ragazzi si arricchiranno oggi di questa esperienza, di sentirsi importanti, di poter anche valutare meglio quella che è la propria esistenza, la propria vita. Quindi io ringrazio tutti. Lei non si sta occupando solo di questo progetto, ma sta portando, ecco, un po' la collante per questa idea dell'ospedale unico della Penisola Sorrentina. A che punto è lo stato dell'arte? Sì, così, diciamo, per dando il coinvolgimento anche di altre realtà vicine, cioè, ecco, l'eccellenza turistica anche nella sanità. Brevemente così. Vabbè, io in questo caso sono un delegato dei sindaci, ci credo fortemente come operatore, ma non ci credo solo io, anche le amministrazioni comunali che in questi giorni hanno portato nei vari consigli. È chiaro che ci sono delle discussioni, ma è giusto che ci siano, ognuno dice la sua, però già il fatto che se ne parli, e soprattutto che la direzione generale che oggi verrà qui, quindi potrà dire la sua, potrete chiedere al direttore generale che ha condiviso lo studio di fattibilità, cioè abbiamo questa idea, questo pensiero che stiamo portando avanti, che va al di là, sì, delle piccole cose che forse se venivano fatte 20 anni fa probabilmente a quest'ora saremmo in una sanità un attimino diversa, però perché noi non ci piangiamo addosso, né ci buttiamo a terra, ma crediamo, ci speriamo, sogniamo anche, voglio anche sognare, perché se uno non sogna non realizzerà mai nulla nella vita. Mi sento un po' ragazzino in questo, voglio sognare, voglio sperare di dare il mio contributo, lotterò con tutte le mie forze, ma per fortuna non sono solo e questo è importante, insomma. Salve, dottor D'Avola, salve, Positano News. Giusto due battute veloci abbiamo già su questa iniziativa. Innanzitutto è un'iniziativa che noi come testata, come Positano News, stiamo molto apprezzando, che riteniamo un esempio e un modello da imitare per tutte le realtà circostanti. E lei cosa ne pensa, cosa ci dice di questo progetto? Non è che ne penso, sono fautore e sostenitore. Il progetto non nasce qua, si chiama Cuore Sicuro, riguarda in via sperimentale tutta la fascia della costiera ed è un processo in fase avanzatissima. L'abbiamo già realizzato nelle farmacie, tutte le farmacie della costiera, nei siti balneari, negli alberghi, in tutti i luoghi praticamente dove c'è una forte aggregazione, negli stadi. Adesso iniziamo anche con le parrocchie, abbiamo già avviato con le scuole. Questo che cosa significa?
che il personale che viene fermato all'uso del defibrillatore consente di avere tutte persone che sono inserite a livello civile nella rete del 118 per dare l'assistenza ai cittadini nella fase più delicata di quella di una crisi cardiaca. Salvare la vita alle persone, perché in queste crisi il tempo di intervento è quello più delicato. Prima si interviene, più c'è possibilità di salvezza. E i primi risultati sono enormemente incoraggianti, tant'è che questo percorso che noi abbiamo avviato ci ha permesso di avere un riconoscimento importante dal Ministero, è l'unico progetto approvato a livello italiano. Ah, ecco, a me non interessa non è, molto. Non è solo un progetto pilota in Campania, ma in Italia. È diventato un progetto italiano. La mia soddisfazione per gli operatori che si stanno dedicando con tanto entusiasmo non è quello di essere i primi, che ci dice poco, ma che stiamo lavorando bene per i cittadini. Questo non è l'unico progetto che sta portando avanti il Sorrentino, sta parlando di tanto di ospedale unico, di avere finalmente un polo di eccellenza in una realtà turistica come, importante come la nostra. Che punto è lo stato dell'arte, diciamo, se vogliamo, giusto con una battuta? Noi stiamo lavorando, diciamo, come se fosse un binario, quindi i binari sono due, come tutti sanno. Da un lato le garanzie di sicurezza e di funzionamento degli ospedali già esistenti. Dall'altra io ho validato, perché ho collaborato recuperando il progetto che era stato fatto da tutti i sindaci della costiera, rendendolo attuale e funzionale alla nuova visione della sanità, il progetto dell'ospedale unico.